Cambiamento è il tema centrale dell'iniziativa WeScuola che si terrà a Roma il prossimo 8 maggio all'Acquario Romano. Le esperienze di impegno e di innovazione raccontate in prima persona dai protagonisti. Perché con la parola alle scuole si intende portare l'attenzione sul lavoro che ogni giorno si fa a scuola, le tante cose positive di cui poco si parla e, insieme, le criticità e i problemi che sono tanti anch'essi. Più istruzione, e questo è il focus dell'appuntamento romano della WeScuola. Tre le priorità per una scuola pubblica di qualità: investimenti, stabilità, sburocratizzazione. A partire dal riconoscimento del lavoro e delle professionalità del personale e dal rinnovo del contratto per il triennio 2014-2016. Serve un piano triennale di adeguamento degli stipendi, spiegano dalla UIL, ormai non più sostenibili per una professione così importante, attraverso un riequilibrio del rapporto tra spesa per l'istruzione e spesa pubblica, individuando risorse con l'eliminazione di sprechi e privilegi. Un piano di stabilità con immissioni in ruolo sui posti vacanti in organico di diritto, incarichi pluriennali, un organico funzionale pluriennale per reti di scuola. E poi serve una vera rivoluzione ministeriale, sburocratizzando il sistema e trasformando il ministero da organo di gestione a struttura servente di supporto e monitoraggio con forte caratterizzazione tecnico-professionale. La scuola, l'insegnamento, la didattica devono essere centrali. Al Parlamento e al nuovo governo, spiega il segretario generale della WeScuola Massimo Di Menna nel presentare l'iniziativa, si chiedono una politica decisamente europeista, spirito di servizio, sobrietà, capacità di recuperare l'alto valore della politica e che, puntando su cultura, sapere, istruzione, favorisca la capacità del nostro paese ad affrontare le difficili nuove sfide valorizzando le tante energie positive che abbiamo nello studio, nella ricerca e nel lavoro.